Sono veramente contenta di vedere praticamente tutta Firenze qui riunita per questa conferenza. Mi fa molto piacere di poter parlare di questo argomento, arte tra mercato e museo. Come sapete, abbiamo in corso la mostra Nuove acquisizioni tra il 2015 e il 2016 e 2018, che sono i 3 anni nei quali io sono direttore, ho l'onore di essere direttore di questo fantastico museo, e abbiamo capito che comunque va comunicato un po' di più al pubblico come arrivano le opere in un museo, perché ci sono modalità completamente diverse. Ci sono gli acquisti, ci sono le acquisizioni, ci sono le confische, le donazioni, quindi tante modalità che vengono presentate nella mostra e tante altre modalità che adesso magari discutiamo anche in questa tavola rotonda. Mi fa molto piacere di essere riuscita a convincere tutti questi esperti eccelsi, ognuno nel suo campo. Comincio ovviamente dal nostro presidente dell'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze, Fausto Calderai. L'associazione ora entra nel terzo anno e questo è il nostro presidente, che come esperto ovviamente di arte ha una fama che non devo spiegare, conosce tutto e tutti in tutto il mondo. Lui ci farà da moderatore. Poi abbiamo Karl Strelke, che fa parte non solo del comitato scientifico di questo museo, ma tra l'altro è anche giudice nella fiera di Maastricht, questa fiera internazionale. Uno se la vede, si chiede sempre: ma perché ci sono ancora musei con tutte queste opere che si trovano ancora sul mercato? E lui deve valutare se le cose che vengono vendute sono veramente quell'attribuzione che viene data dagli antiquari o meno. E Carl, tra l'altro, è anche curatore al momento della mostra per i 200 anni del Museo del Prado, la mostra su Frangelico, una cosa che sarà stupenda. E un caro amico, comunque, come tutti qui al tavolo, c'è Angelo Tartufferi, storico dell'arte di questo museo. E ecco gli applausi dei fan. Ah, i parenti, bene. Allora, Angelo Tartufferi, tra l'altro, è anche direttore del un giorno la settimana dell'ufficio d'esportazione che fa parte della soprintendenza. E qui, poverino, gli ho volto la schiena, Carlo Orsi, uno, insomma, il mitico antiquario che è antiquario tra Milano e Londra, ed è stato presidente dell'Associazione Italiana degli Antiquari fino all'anno scorso, se non mi sbaglio, 2 anni fa, sì, beh, praticamente l'anno scorso, via, non facciamo i tedeschi. E quindi questa è la presentazione, io ovviamente parlo per questo museo statale come direttore e passo la parola finalmente a Fausto, non scordandomi però di fare gli auguri a Michelangelo. Oggi, il 6 marzo, è il suo compleanno e con ciò mi scuso un attimo perché abbiamo avuto un po' di tempi da aspettare fuori, ma il museo chiude alle 18:50, quindi dovevamo aspettare che gli ultimi uscissero prima di poter far entrare voi tutti, loro tutti, però non volevo spostare perché il 6 marzo è oggi e va festeggiato oggi. Poi ci sarà l'occasione di vedere, anche per chi non l'avesse ancora fatto, la mostra passando ancora dalle iscrizioni. Chi non si è ancora iscritto ovviamente non uscirà più da questo museo. E quindi vi auguro una buona serata.
Allora, la nostra direttrice è sempre ricolma di complimenti. Io sono l'ultima pedina di questo tavolo, cercherò di portare avanti una conversazione, spero intensa e veloce. Di Karl Strelke possiamo anche dire che è emerito curator del Museo di Filadelfia, della Johnson Collection, e che ha fatto il grande libro su Berenson insieme a una sua collega che è uscito 2 anni fa, cosa per la quale ci siamo, anzi 3 anni fa, conosciuti con Cecil Holberg a Firenze. Di quel signore si può dire che è uno dei re del mondo dei fondi oro, per parlare dei termini che possono essere quasi antiquariali o storici, e che a Angelo Tartufoli si devono grandi mostre qua. Per noi molto interessante in una doppia veste, di curatore e anche di direttore dell'ufficio esportazioni, cosa che è molto importante come ganglo del mercato. E di Carlo Orsi il fatto che l'occhio e la tradizione della sua casa sono state molto importanti, con suo padre, primo antiquario della famiglia, a studiare e collaborare col mondo. Dobbiamo dire a malincuore che Carlo, oltre a essere tutti noi fondatori dietro questo tavolo di questa società di amici del museo, quindi giochiamo in casa stasera, abbiamo avuto solo fondatori, Carlo fa parte anche del consiglio degli amici di Brera, quindi ci scambiamo idee, perché il museo non ha bisogno di denaro, posso dirlo questo. Il museo è ricco, questo museo. Noi stasera siamo ospiti del museo, ma siamo anche a festeggiare il nostro compleanno insieme a quello di Michelangelo, quindi molti di voi sono nostri soci, non è obbligatorio esserlo, chi lo vuole lo diventa. La cosa che possiamo dare al museo veramente, che ha voluto la direttrice venendo a Firenze a dirigerlo, è di dare una possibilità più veloce di poter entrare per chi risiede a Firenze, che non necessariamente è toscano o fiorentino, ma chiunque risiede in città, di poter entrare al museo con più facilità, di aver dimestichezza, non solo con i prigioni che sono accanto a voi o il Davide che è dietro di noi, ma con i gessi importanti, con le pitture, con i fondi oro del primo piano o le tavole del primo piano che spesso non sono mai visitate e sconosciute ai fiorentini, come i bellissimi strumenti musicali, cosa per cui in parte siamo nati come associazione, perché non c'è una curatrice o un curatore della collezione. La collezione raccoglie tra gli Stradivari più importanti che erano proprietà dei Medici. Quindi il museo è molto ricco in realtà, è sempre conosciuto per il simbolo che vedete davanti a voi, ma il museo ha tante altre cose ed è famoso per le bellissime mostre recenti su dipinti, sulle stoffe e su tanti altri argomenti che negli anni si sono succeduti. Iniziamo a dire che la piccola mostra che è di là è ricchissima, sono poche opere, una è anche dono di voi e di noi, perché l'unico busto in marmo che il museo ha, perché sono gessi di Lorenzo Bartolini, è stato comprato dalla nostra associazione e regalato al museo. Questo lo diciamo visto che si festeggia questa nostra giornata. Io inizierei dagli stranieri, perché ne abbiamo due. Una però gioca in casa perché è la padrona di casa. Il secondo è Carl Brandon Strelke e vorrei a lui porre la prima domanda. E, non so se sarà comodo stare in piedi o seduti, io mi risiederò. E la prima domanda che volevo porre a Carl, essendo lui curatore di un museo molto importante, la collezione di Filadelfia importantissima di pittura italiana, curatore del libro su Berenson, curatore della mostra che festeggia i 200 anni del Prado su Beatangelico, è proprio da lì che volevo partire, perché la mostra di Beatangelico credo è stata costruita o ideata in seguito a un'acquisizione. E a Carl lascerei la parola. Grazie, mi metto in piedi perché forse si sente un po' meglio. Sì, la mostra che sto facendo al Prado su Beato Angelico è costruita su 2 acquisizioni del Prado. Uno fatto nel 1611 da una donazione del Mario Farnese, che ha comprato una palla d'altare del San Domenico in Fiesole, che rappresenta l'Annunciazione, l'ha dato alla Duca di Lerma nel 1611, però chiedendo permesso a Cosimo II ha dovuto avere il bollo di permesso per farlo uscire. Dopo c'è l'altro grande acquisto del Prado, che è un acquisto interessante per questi qua di stasera, perché una grande donazione è venuta dagli amigos del Museo del Prado, cioè dell'Associazione degli Amici. E questa è la Madonna della Granada, la Madonna del Malograno, che apparteneva ai Duchi d'Alba di Tormes. E che il Duca d'Alba di Tormes nel 1817 abitava qua a Firenze, in un palazzo di via Tornabuone,
comprato questa bellissima Madonna di Beato Angelico e l'ha portato prima a Roma, dove abitava in Palazzo Braschi, e dopo a Madrid, dove è stato nel Palazzo di Liria fino a poco fa. Il presente duca di Alba di Tormes, Carlos Fitzjames Stuart, alla morte di sua madre hanno dovuto fare la successione. La quadreria, o tutti gli oggetti nella Casa d'Alba, appartengono alla fondazione, ma una fondazione un po' diversa di quelle che ci sono in Italia o altri posti. Appartengono lì, ma non sono bloccati nella fondazione. Potevano anche offrire qualcosa al Prado perché c'era una grande tassa di successione in pratica. Lui, Carlos Stuart, Fitzjames Stuart, l'ho offerto al Prado questo dipinto, che è stato valutato dalle case d'aste principali straniere con un prezzo di 18 milioni di euro. È stato tre operazioni a quel punto per comprarlo. Prima di tutto hanno chiesto agli amici del Prado, e amici del Prado ha deciso di donare 4 milioni di euro, che forse sono una grande cifra. Non so quanti membri c'hanno nell'Amigos del Prado, è un'associazione che è stata fondata nel 1980 e presso poco c'è la stessa iscrizione di qua, intorno a 100 euro a testa, ma ovviamente si può anche donare di più. Dopo, la cosa molto interessante è che il governo, lo Stato spagnolo, ha donato 10 milioni di euro, scalati per 4 anni. E questa è stata una decisione del governo spagnolo, che è un governo che cade ogni altro giorno e che ha grandi difficoltà, perché anche per grande, varie regioni, soprattutto quella catalana, però tutti, sia la sinistra e destra di questo governo, sia quelli nazionalisti o catalanisti o eccetera, hanno deciso che il Prado merita questo acquisto, anche se è un acquisto che viene da una delle persone più in vista del paese e è considerato fra i più benestanti. Però hanno donato questi 10 milioni di euro, e l'altro 4 milioni di euro viene dal Prado stesso, che hanno andato in giro con vari donatori e fatto questa operazione. E volevo solo dire questo, che tutte le operazioni di acquisto di un museo come il Prado, o qualsiasi museo, anche qua dentro Italia o fuori Italia, sono fatti di questi pacchetti, soprattutto con i prezzi che sono così alti di mercato. Recentemente, dico solo una cosa, hanno comprato un dipinto di Simon Vouet per 200.000 euro, perciò molto meno di 18 milioni, e l'hanno fatto in un'altra maniera, con il crowdfunding. Cioè sono andati e uno poteva vedere dipinto entrando al Prado, donare 5 euro minimo, avere il suo nome sul website per sempre, e hanno potuto fare questo entro 2 mesi, hanno trovato tutti i soldi, di cui erano soprattutto persone che entravano nel museo così, però 5.700 qualcosa erano quelle che l'hanno fatto tramite il sito web. Perciò c'è anche questa maniera di fare l'acquisto. Io vorrei chiedere ancora a te, prima di lasciarti andare, che poi resti qui con noi comunque, e il mondo americano, i grandi musei americani, non è mai quasi lo Stato che compra le opere, sono quasi sempre i trustee, cioè quelli che sono i proprietari o gli amici dei musei o quelli che supportano l'istituzione. A Filadelfia come arrivano, come si fanno nel vostro grande museo le acquisizioni? C'è sempre un canale simile o sono più canali? No, è sempre più canale simile. Per esempio, non tanto recentemente, ma 10 anni fa, abbiamo comprato un dipinto di Thomas Aikens,
che è un maestro americano dell'Ottocento, il prezzo era 80 milioni di dollari, o 80, credo 83 attualmente. E questa voleva comprare la signora Walton. La signora Walton allora, nel 2006, era la donna più ricca d'America, ora credo sia la signora Bezos. Ma insomma, però abbiamo potuto fermare questo acquisto perché era dentro un'istituzione locale della sua creazione e ci hanno dato 2 mesi a trovare i soldi. E abbiamo trovato un po' di soldi, abbiamo trovato 30 milioni di dollari in 2 mesi con 3.700 donatori. Ma avete comunque c'è un grande sgravio fiscale in America? Sì, fino a un certo punto. Molti non capiscono questo perché, per esempio, se uno dona 2.000 dollari, cioè dichiara 100.000 dollari, vuol dire paga le tasse su 98.000 dollari. Perciò dipende sul percentuale, ma c'è qualcosa che si può scordare. Grazie tanto. Allora a questo punto io chiederei alla padrona di casa di parlare, perché arrivando in Italia Cecile Holberg arriva come direttrice del Museo di Braunschweig, museo con una collezione molto vasta e con molti progetti aperti. Io volevo chiedere a Cecile quali erano le procedure tedesche, storicamente come arrivavano un po' le acquisizioni, cioè dal mercato, dalle famiglie private, si riusciva a comprare sempre tramite un mondo dei grandi antiquari o avevate rapporti diretti anche col mondo dei privati? Com'era quello e che facilità tu hai trovato qui nel mettere insieme le opere che avete comprato insieme al curatore Angelo Tartuferi e sono i bellissimi 4 fondi oro che sono tornati insieme questa volta. Tutti vedono più o meno la mostra, ma se tu ci puoi dire anche un minimo la storia di quella specie di patchwork che si vede di là, è molto, molto bello, gli sportelli, perché per la prima volta rivivono insieme da molti secoli, credo. Grazie. Allora, queste sono tante domande, tutte in uno. Allora, in Germania la pratica è simile a quella, come direi, quasi in tutto il mondo, nei musei. Bisogna trovare i soldi, bisogna trovare le opere, bisogna trovare i soldi, poi ci sono le donazioni, poi dipende se sono dei musei comunali, in genere i musei comunali hanno più donazioni o eredità di famiglie proprio di quel posto, di quel luogo. E del resto c'è un rapporto con il mercato, con gli antiquari, come anche in Italia, perché loro offrono delle opere sapendo che in questo museo c'è questo o quell'altro nelle collezioni, conoscendo le collezioni dei vari musei, ovviamente offrono sperando anche di poter vendere e poi ci sono i cataloghi, come anche qui le aste e via dicendo. Forse nel momento nel quale un museo ha i soldi, è riuscito a trovare i soldi, ha più facilità perché la burocrazia, direi, in Italia è praticamente insormontabile e molto, le questioni qui sono molto molto complicate, cioè anche se noi abbiamo, come in questo caso, acquistato nella Biennale di Firenze gli sportelli laterali del Mariotto di Nardo, questi sportelli erano stati tagliati in 2 pezzi e le parti inferiori le abbiamo trovate sulla Biennale e le abbiamo comprate da un antiquario, mentre le parti superiori, proprio tagliati, e si vede nella mostra che è proprio tagliato, c'è la Vergine Annunciata e l'Angelo Annunciante, si vede che coloro che l'hanno venduto vedevano più possibilità e più monete tagliando in 4 pezzi. E noi siamo riusciti nello stesso anno ad acquistare questi 4 pezzi, dico pezzi perché comunque gli sportelli sono stati divisi da 2 antiquari diversi. Uno sulla Biennale e uno che non figurava sulla Biennale, però con la conoscenza di mercato che ovviamente bisogna avere come museo, siamo riusciti a riunirli. Poi c'era il problema di come fare. Cioè, ovviamente si informa il comitato scientifico del museo, se si ha tempo si discute anche magari tra varie opere, se non c'è tempo bisogna anche agire perché non è che si possa sempre aspettare.
E in questo caso devo dire che soprattutto uno degli antiquari è stato molto molto gentile e generoso, perché ci ha proprio aiutato a superare le difficoltà amministrative, perché non solo lui ha dovuto aspettare dei mesi, quasi un anno direi, per avere i soldi per le opere che ha venduto, ma ci è anche venuto incontro perché ha acquisito le altre opere da quell'altro antiquario perché era all'estero, e tutta una serie di complicazioni che uno non si sogna nemmeno. E questo lo ha fatto con una grandissima gentilezza e generosità, perché lui era anche contento e ha detto: io sono così contento e fiero che queste opere adesso sono nella Galleria dell'Accademia di Firenze, perché poi riuscire a piazzare delle opere in un museo come questo ovviamente è una bella soddisfazione per tutti quanti. E magari in quel caso lui ha anche detto: avrei forse anche potuto venderli a un prezzo un po' più alto e subito, senza tutte queste complicazioni, però ci tenevo a venderli a questo museo. E questo poi fa anche piacere, perché fa capire che qui abbiamo avuto la fortuna di trattare con un antiquario molto serio e molto interessato proprio nel riunire le opere e portarle nel posto giusto. E direi che questo è assolutamente il posto giusto. E trovare i quattro elementi a fondi oro nella stanza della mostra è abbastanza impressionante, perché la ricerca dei musei spesso è quella di completare dei polittici, e gli storici dell'arte sono i cacciatori, e anche i mercanti bravi sono i cacciatori. Volevo dire che, a proposito del mondo del mercato, abbiamo stasera con noi anche il nuovo presidente degli antiquari italiani, che è Enrico Frascione. Abbiamo avuto la gentilezza di Giovanni Conti in passato, che è stato un precedente presidente di Carlo Orsi, che ha venduto il suo busto tramite l'associazione per il museo di Lorenzo Bartolini alla cifra comprata in asta. Quindi molto spesso in realtà si rinuncia a un guadagno perché le cose entrino nei musei. Vi volevo raccontare una piccola storia a proposito, che riguarda un altro museo fiorentino, che sono gli Uffizi. In cima allo scalone c'è il grande stemma di Baccio Daniolo Medice, uno stemma che era considerato scomparso. Lo Stato, devo dire con tempi molto brevi e all'epoca con chi dirigeva il polo museale, volle assolutamente fare questa acquisizione, veniva da una casa privata in quel caso, e molte opere che in realtà vediamo seguitano ad entrare nei nostri musei. Cioè, idealmente questa vita di opere che vengono vendute attraverso diversi canali sono molto importanti. E a questo punto chiederei forse a Carlo una cosa, e chiederei a Carlo Orsi se lui ha trovato una differente situazione negli ultimi anni, anche dopo la riforma Franceschini, che ha dato più libertà ad alcuni musei, non molti, ma credo siamo in uno di questi. Non si giudica se le operazioni siano state positive o negative, i tempi sono troppo recenti, ma se dal punto di vista di un grande mercante come te, come alcuni signori che sono con noi, l'approccio di vendita, non l'approccio umano, ma i canali e le burocrazia, che, come dice giustamente la nostra direttrice, è piuttosto complessa da noi, sono stati più facili ultimamente? E tu, come espositore di Maastricht, e tu come giudice di Maastricht, vedete molto mondo, ma quanti nel pubblico di Maastricht sono potenziali acquirenti di musei? E sono mai stati anche musei italiani che vengono a comprare sul mondo internazionale? Quindi due domande: mondo di Maastricht e il tuo esperienza negli ultimi anni verso i musei italiani, e anche quelle, se possibile, verso i musei stranieri. Probabilmente tu hai venduto a grandi istituzioni americane o inglesi. Se ci puoi dare questi due quadri, Italia e paesi stranieri, nell'approccio del mercante verso di loro, come i rapporti sono stabiliti e che tipo di ricezione c'è, e poi anche se c'è stato un cambiamento negli ultimi anni, dove le leggi da noi sono cambiate abbastanza, in maniera abbastanza grande, tanto che abbiamo accanto a noi una direttrice di un altro paese europeo, come altri musei italiani e anche altri italiani che sono venuti da una carriera diversa di quella passata, cosa che ha dato un po' di incertezza a molti italiani, anche a me in certi casi, ma che ci ha aperto a un mondo che era quello dell'Inghilterra, dove italiani o Germania dirigono tanti musei, e quindi ci ha in qualche maniera portato a un nuovo tipo di sistema. Grazie.
ma direi che l'Italia ha sempre e da sempre acquisito opere d'arte nel mercato. Bisogna tenere presente che l'Italia, come voi ben sapete, ha un patrimonio enorme ed è un patrimonio che non ha eguali nei confronti degli altri paesi. Quindi le acquisizioni in Italia sono sempre state mirate, sono sempre state scelte. Tutti i musei più o meno, salvo forse i più piccoli, acquistano, hanno sempre acquistato, devo dire che nella mia carriera ho sempre avuto rapporti con i musei italiani, perché anche e prima, dopo la riforma Franceschini, che poi non ha toccato in particolare le acquisizioni, ma ha toccato altri campi, il rapporto con il mercato c'è sempre stato. Il mercato ha sempre favorito, ovviamente per il prestigio, si parlava prima proprio del fatto di poter interagire con i musei, perché per noi mercanti è molto prestigioso poter dare al museo un'opera d'arte, come è molto prestigioso poter trovare e scoprire qualche cosa che il museo ha bisogno. Questo è un museo meraviglioso che è pieno di capolavori, ma come tutti i musei c'è sempre qualche cosa che manca e c'è sempre qualche cosa che si può riunire, e l'esempio sta di là nell'altra stanza. Quindi devo dire, per rispondere alla domanda, i musei italiani comprano selettivamente, hanno il problema della burocrazia ed è quello che noi tutti sappiamo, che quindi rallenta un po' l'attività, non sono molto competitivi all'estero, perché l'estero è un mercato totalmente differente e vi spiegherò perché, ma anche perché le decisioni vengono prese con delle dinamiche diverse, e qui le decisioni vengono prese con delle lentezze o comunque con delle decisioni che si protraggono nel tempo. Maastricht è una mostra, forse la più importante mostra al mondo, penso che tutti la conoscerete, e vi invito, se non l'avete mai vista, ad andare. È certamente il centro dell'arte mondiale, dove ogni anno si presentano, non dico opere da museo perché sarebbe troppo dirlo, ma si possono anche trovare opere degne dei musei, tanto è vero che tutti i musei del mondo, devo dire, passano da Maastricht. I primi 3 giorni dell'apertura sono popolati di curatori dei musei americani, europei, asiatici. Devo dire che nel panorama, anche italiani ci sono, del panorama veramente non manca nessuno, e sono musei che sono intenzionati a comprare. Ovviamente, come dicevo prima, l'Italia è un paese a parte, ma i musei americani che comprano arte italiana è perché non ce l'hanno, quindi quando trovano qualche cosa di interessante sono pronti a comprarli, perché il sistema permette di decidere immediatamente l'acquisizione. E questo è, devo dire, un gran vantaggio per noi mercanti, ma è anche un vantaggio per loro, perché hanno la possibilità di acquisire opere con una decisione molto rapida. Non può succedere in Italia, può solo succedere quando ci sono delle persone che sono più disponibili, che capiscono il mercato, perché il mercato corre veloce e quindi le cose vanno bene anche in questo senso. Devo dire che ogni volta noi facciamo un report di tutti i musei che passano, ce lo chiede l'organizzazione, e io penso che alla fine della mostra, se dobbiamo fare i conti, ci saranno almeno 150 maggiori musei che sono passati e hanno acquisito opere d'arte, perché le mostre sono fatte per questo. Lo è la Biennale di Firenze, la riprova di nuovo sta nella stanza accanto, lo è tramite il mercato, il singolo mercante, perché tutti noi siamo detective e tutti noi cerchiamo di trovare il meglio per poi darlo alle istituzioni, ai nostri collezionisti. Quindi il mercato è vivo, il mercato è fatto per collaborare con i musei. Noi siamo orgogliosi di poter avere i rapporti con i musei e soprattutto con i musei italiani che ci rappresentano.
Grazie, ed è verissimo questo, infatti, perché anche il piccolo busto di Lorenzo Bartolini era esposto alla Biennale. Eravamo già in trattative gli amici e il museo quando è arrivato. Angelo Tartufari è l'unico fiorentino, questo non è un pregio o un difetto, lo sono anche io, ma è la persona che conosce i musei fiorentini e le collezioni da molto tempo e conosce la loro storia, perché si pensa oggi mercato, arte, musei, quello che succede oggi, bei fondi oro, si legge sul giornale con grande piacere che gli altri musei fiorentini, Uffizi, Bargello, fanno acquisizioni, e devo dire che si dà più rilievo, forse oggi sono più pubblicizzate, però c'è questa impressione che i musei italiani cercano di comprare, ma non è vero, si legge un po' ora, o forse lo penso io. Angelo Tartufari, che di questo museo conosce tutto e di molti altri, vorrei fare due domande. Una domanda è quella che riguarda una sua posizione importante, che è l'ufficio esportazioni che lui dirige, cioè quanto attraverso il mondo che sta esportando viene poi comprato dallo Stato, perché cose ritenute importanti. E cos'è un po' la storicità delle acquisizioni, degli acquisti di questo museo? Che è un museo che nasce per motivi particolari, nasce come vicino e come palestra, se posso dire, dell'Accademia di Belle Arti, e ha avuto bene o male poi la fortuna di avere la possibilità di avere delle opere come il Davide e come altre. Però negli anni in cui tu hai lavorato, quanto hai visto entrare e che cosa, se ci puoi dire, sono degli acquisti storici di certe opere? E l'ufficio esportazioni è interessante perché tanti privati non capiscono bene questo meccanismo, molti non sanno che un oggetto che in Italia è più di 50, forse oggi 70, e Carlo Orsi, durante la presidenza degli amici dei musei, degli amici degli antiquari italiani, ha molto, credo, trattato con il Ministero per capire che come cambiare la legge, le licenze di esportazione in Italia, che sono considerate delle volte come un po' penalizzanti per il privato. È una cosa sbagliata quella che si dice così, ma è, dato il patrimonio enorme italiano, è una legge che molto spesso fa paura ai privati, in maniera delle volte anche c'è paura di iniziare questa procedura. Però attraverso quella procedura i musei hanno anche acquistato, non solo in maniera penalizzante per i privati, ma perché semplicemente sono emerse opere di cui non si sapeva. Grazie, se puoi dirci queste due cose. Grazie. Sì, grazie Fausto. Io mi rendo ben conto che è stato evocato in un paio di occasioni la burocrazia del nostro paese si faccia più sentire in questo ambito, ma è stata giustamente osservata la specificità straordinaria del nostro patrimonio, che non ha davvero confronti. E poi bisogna dire che siamo in un certo senso più portati verso questo bagaglio di norme a tutela del nostro patrimonio, perché questa legislazione, questa preoccupazione è nata in Italia, no? È facile rievocare Raffaello Sanzio, che è stato il primo soprintendente del territorio italiano, che appunto si preoccupava di tutelare le antichità di Roma. E da un punto di vista proprio della storia della legislazione, l'Italia vanta una primogenitura assoluta. È chiaro che anche mi rendo conto del fatto molto bene che da un punto di vista degli operatori, degli antiquari, a volte si abbia la sensazione di questo controllo molto stretto, che però dipende proprio nei fatti dalle norme, dalla legislazione. Nonostante questo, lo strumento, diciamo, l'organizzazione degli uffici esportazione sul territorio, no? Ce ne sono una quindicina sparsi sul territorio italiano, anche questa capillarità ci dice probabilmente, no, della particolarità del nostro paese, perché le opere ci vengono portate da ogni angolo, mentre in altri paesi, in Inghilterra e a Parigi, c'è un'unica autorità centrale, no, di solito ubicata a margine dei grandi musei, che decide. Noi abbiamo la necessità
di un controllo territoriale. Mi ricordo un'immagine di Paolucci che, ahimè, forse sarà per l'età, ma io rimpiango molto, no? Delle soprintendenze e degli uffici esportazione come strumenti di autentiche prefetture della tutela. Però è chiaro, io sono portato a sottolineare solo gli aspetti positivi di questa organizzazione, ma per il tema di cui parliamo questa sera bisogna dire che nella mia carriera, diciamo, di funzionario del Ministero ormai lunga, io ho assistito e anche promosso molti acquisti proprio attraverso gli uffici esportazione, perché, come saprete, la legge prevede la possibilità del cosiddetto acquisto coattivo, cioè le commissioni tecnico-scientifiche che valutano i beni che sono proposti per l'esportazione hanno la possibilità di acquistare direttamente, di proporre al Ministero l'acquisto diretto di questi beni al prezzo dichiarato. E qui devo dire che c'è un particolare molto importante a garanzia del privato, del proprietario. La legge ha lasciato la possibilità di ritirare il bene qualora il proprietario non sia, diciamo, concorde nel subire, tra virgolette, questo acquisto coattivo. Quindi c'è, credo, anche una forma di garantismo notevole. Vorrei dire che nel 2014 il Ministero ha pubblicato, ha fatto uscire un volume a occhio e croce saranno di 600-800 pagine, con la prefazione, l'introduzione dell'allora ministro Franceschini, un volume che presentava delle schede sintetiche con un apparato illustrativo molto, molto bello, molto significativo, tutte le opere acquistate dallo Stato italiano dal 2001 al 2011. Io sono convinto che se si va a vedere quantitativamente e anche qualitativamente in molti casi, ma quantitativamente proprio l'entità di questi acquisti del decennio, si rimane molto molto sorpresi. Certo, bisogna tener conto del fatto che noi in Italia, le soprintendenze, gli uffici esportazione, i funzionari del Ministero, mirano anche all'acquisto magari non eclatante, non il grande nome, ma dobbiamo tenere presente che per noi è importante anche un bozzetto preparatorio per quel dato quadro, una pala d'altare magari di un artista di seconda o terza fila, ma che viene dall'altare della cappella tale, nella chiesa tale. Questa è la difesa del tessuto storico del patrimonio. Ecco perché qualche volta magari facciamo qualche dispiacere, creiamo qualche dispiacere agli amici antiquari, ma lo facciamo davvero a fin di bene. Forse posso dire non solo gli amici antiquari, ma anche i privati. Perché sono anche certo. Privati che molto spesso hanno questo timore. Certo, certo. Senti Angelo, e una di questa galleria c'è un acquisto storico passato che ti sembra più notevole di altri? Un nucleo, un dipinto che veniva acquistato dallo Stato nel secolo passato? O molti lo sono? Ma devo dire che io ho più in mente donazioni, ecco. Perché in passato, in occasione delle mostre fatte, come dire, si favoriva, si chiedeva anche la possibilità che alcune delle opere restassero nella galleria. Un acquisto che mi viene in mente è quello di una Madonna che è al primo piano, sì, di Giovanni Toscani, che è un pittore molto vicino a Masaccio, un pittore di formazione tardogotica che poi però è molto vicino a Masaccio, che appunto il cui acquisto fu promosso proprio da me, ecco. Quando tu parlavi di donazione mi viene in mente Ritorno al Prado,
dove Carla sta lavorando per la mostra che aprirà a maggio, che per la prima volta il Prado ha una sala con un nome che è Várez Fisa, è una famiglia spagnola che ha fatto una donazione così importante che il Prado ha accettato di avere il nome dall'ingresso di questa grande stanza, credo siano 16 dipinti su tavola che mancavano un po' la collezione, quindi delle donazioni importanti in realtà non sono soltanto oltreoceano, ma sono molto spesso in Europa anche, certo. E anche tante famiglie italiane o tanti mercanti italiani veramente donano delle cose. Io vorrei rifar parlare Cécile un attimo, Holberg, perché ti ho fatto parlare troppo poco prima. Vorrei sapere come il museo, visto che abbiamo qui curatore e direttrice, come valutate se un'opera d'arte è secondo voi giusta a quel prezzo? Domanda molto spinosa. Come sono sicuro che la nostra direttrice se la caverà molto bene. Ovviamente per sapere quanto spendere per un'opera bisogna avere conoscenza del mercato, cioè noi abbiamo anche tante offerte che non accettiamo. Proprio l'anno scorso c'è stato offerto, ci sono state offerte delle tavole molto interessanti, però ho saputo che le stesse tavole sono state offerte a un altro prezzo, a un altro museo statale, quindi io ovviamente cerco anche di capire a chi potrebbero offrire queste opere, mi metto in contatto con la persona, in questo caso col direttore di questo museo, e lui mi ha detto sì sì, a me l'hanno offerto a questo prezzo qui, quindi ci siamo scambiati. Poi è importante ovviamente avere la conoscenza del mercato, osservare il mercato, vedere i cataloghi, parlare con gli esperti, parlare con gli antiquari, magari anche farsi dare un consiglio da una figura del mercato della quale ci si fida, che ha venduto poco fa una cosa simile o comprato. Insomma, uno cerca di orientarsi, di trovare più informazioni possibili per poi poter valutare, e tra l'altro bisogna anche vedere quanto vale per me quest'opera. Quello che diceva giustamente Angelo, magari un museo compra delle cose che un privato non vorrebbe comprare per completare l'altare, per completare la collezione, per chiudere magari anche un buchetto storico nelle tavole esposte. E quindi ci sono proprio degli acquisti molto chiari e molto precisi. E vi riferite anche per esempio al mondo delle case d'asta? Cioè chiedete delle volte, gli uffici della sovrintendenza hanno mai avuto degli archivi di cataloghi? Ci sono probabilmente, le tenete, perché è uno strumento molto importante quello. Certo, naturalmente sia gli studiosi per interesse personale, diciamo così, io lo faccio costantemente, teniamo d'occhio i cataloghi d'asta sia in Italia che all'estero, e poi c'è negli uffici appunto della sovrintendenza territoriale proprio un ufficio che si occupa di monitorare, come è naturale, quello che è il mercato o quello che va in asta, certo. Che spesso quelli che sono i valori determinati dal mercato dei grandi mercanti d'asta resta nella discrezione giusta e non si possono sapere quelli che sono dei risultati. Lo strumento delle aste nazionali e internazionali è quello che ci fa vedere che cosa succede in maniera pubblica, che non sempre è poi una verità, perché quelle che sono i meccanismi delle case d'asta sono spesso, per motivi diversi, delle volte molto alte e delle volte molto basse. Quello che a noi faceva piacere stasera era di darvi delle informazioni, delle esperienze di quattro persone che sono in qualche maniera interessate a questo mondo e in posizioni molto particolari, e ricordare che il mondo degli amici, dei trustee di una istituzione sono importanti, perché istituzioni come queste forse non hanno bisogno di grandi soldi per quelli che sono delle cose strutturali, ma hanno bisogno di essere vive e di avere ancora l'apporto dei cittadini. E i cittadini possono portare molte cose, tra cui anche delle donazioni e anche
mettere insieme quel crowdfunding che diceva Karl Strelke e la possibilità di arricchire le collezioni, come è stato fatto sotto la direzione di Cecil per Holberg negli ultimi anni, e quindi di avere portato nel museo non soltanto dipinti ma anche sculture. E la cosa importante è che, ha detto prima Angelo Tartufoli, non sempre si deve comprare un capolavoro, si devono comprare cose che ci ricordano e ci mantengono presente quello che è successo nel passato, e tanti documenti sono arti decorative, sono oggetti minori che però potrebbero sparire, e quegli acquisti sono molto importanti perché le nostre istituzioni sono piene di collezioni molto variegate. Grazie che siete stasera qui con noi, che ci siete stati vicini in questa sala, il mercoledì delle ceneri, non vi offriamo neanche un bicchiere di champagne. E però vi rimaniamo aperti con la piccola mostra, e il David e la galleria qui intorno sono ancora con noi e visitabili per un pochino, vero? E chi ha piacere di rivedere i dipinti qua dietro di noi e il David e ritornare nella galleria del Colosso e nella mostra è benvenuto, e speriamo di avervi con voi per molti anni nella nostra associazione. Grazie.